tantissime piazze, tra cui anche la capitale di cui tu sei nativo, quindi di Roma, ma davvero questa piazza di Bari proprio ti ha adottato a te e Protti. Secondo te, come mai proprio questo amore così importante? E Bari ha avuto altri giocatori così importanti, cioè questo rapporto così bello, anche possiamo dire morboso. Io questa domanda me la sono fatta tante volte a casa, dico, ma è possibile, che cosa ho fatto io per ricevere così tanto amore e così tanto affetto? Poi magari ti metti a vedere i video, ti metti a vedere dei ricordi, vedi che ripercorri i 3 anni e quindi vai a casa e dici sì, è vero che l'attaccante, il tifoso si affeziona perché se fa tanti gol e diventa l'idolo. Però credo che al di là dei gol siano rimasti colpiti, attaccati sicuramente dalla persona che a livello di attaccamento alla maglia non ha mai tradito le attese. Se le ha tradite con qualche prestazione al di sotto della sufficienza, fa parte del gioco del calcio. Quindi loro hanno visto in me un amore, credo anche a Igor e tanti altri, perché ce ne sono anche tanti Sì, altri. assolutamente, però davvero l'attaccante ancora oggi, ho detto, io ricordo ancora come se fosse ieri un tuo gol, un tiro al volo dal limite Dai, dell'area Genoa. Beh, col Genoa, veramente uno dei gol forse che rimarrà proprio nella quelli storia. sono i classici gesti che vengono fatti perché durante l'allenamento io avevo sempre il vizio di fermarmi ogni fine allenamento a fare una mezz'oretta di tiri in porta al volo, e quindi la domenica mi è venuto talmente naturale, forse se ci riprovi 200 volte magari ammazzi qualche uccellino sugli spalti, però il carattere e la personalità di fare un gesto tecnico, secondo me, molto difficile, che mi poteva portare qualche fischio, invece mi ha portato a un'esaltazione, una gioia incredibile. Quindi, poi sono anche quelle stagioni che diciamo che tutto ti riesce anche bene. Bene, l'allenatore davvero con cui hai creato forse il miglior rapporto in assoluto, quello che hai proprio sentito più vicino e che probabilmente ti ha dato proprio quel qualcosa in più anche per esprimerti. Sicuramente, avendo girato tante squadre, ho conosciuto tantissimi allenatori di spessore, però, e anche bravi, però se devo racchiudere ne faccio due. Eriksson, perché mi ha dato la possibilità di lanciarmi alla Roma a 20 anni e di farmi esordire in Serie A, e Carletto Mazzone l'anno a Cagliari, che è stato come per me un secondo papà, perché mi faceva fare quello che mi pareva e quindi io lo adoravo. Cioè, quello che mi pareva, nel senso, mi faceva fare allenamenti specifici per le mie caratteristiche, e praticamente il mio percorso di 7 mesi è stato un percorso sempre crescendo, e ho fatto in 6 mesi 14 gol a Cagliari, nonostante siamo retrocessi poi allo spareggio al Napoli, che telefonai il giorno dopo di Bari, di Brescia. C'ho Brescia-Atalanta. sempre sto Bari in testa, non vengo più in questa città. Messaggio quale per Sandro, una domanda. Quale fu il motivo per cui andò via da Bari dopo una stagione splendida in Serie A? Pier. Sentiamo, beh, questa. Ci vorrebbero altre persone, perché io proprio non mi sarei spostato, dovrebbe chiederlo a qualche altro. Detto questo, penso che avete già capito tutto da casa. Ancora Loredana, Un'altra vai, domanda, sentiamo quei domanda per l'immenso messaggi. Cobra da Luca Luisi. Cosa pensi del duo De Luca Maniero? Saluti a tutti. Ciao Luca, grazie. Una grande coppia d'attacco che si integrano bene perché sono caratteristiche diverse, una coppia che può far bene, che sta dimostrando di fare bene, e spero che facciano dei gol importanti, perché credo che quest'anno la squadra sia molto competitiva per Ne puntare approfitto poi a una un domanda campionato io, di perché vertice. si è creato questo bel rapporto proprio con Maniero, ho visto anche sui social, lo stai diciamo molto supportando, è molto L'ho bella questa. associata come che ho fatto il libro così per caso, è uscito così per caso sto fatto di Riccardo Maniero, perché aveva fatto 2 gol la prima partita con lo Spezia. Dopo 2 o 3 partite l'hanno associati lui e De Luca, a me e Igor, e ho visto che non facevano più gol. Sì. E quindi Bari Salernitana, la mattina, al pomeriggio, gli mando un messaggio e dico: ciao, sono Sandro, ti volevo fare in bocca al lupo. Ah, grazie, vedrai che stasera ti sblocchi. Vedo la partita, dopo 10 minuti fa quell'Eurogol, e da lì ogni settimana è partito questo messaggio che ha fatto 3 partite, 3 gol, e ci siamo Consecutivi. sentiti. Anche, devo dire, telefonicamente è stato molto carino a chiamarmi, e gli ho detto: guarda,
po' di panzerotti, non ti chiedo una maglietta, soldi, due panzerotti me li devi offrire, ma tra l'altro ti offro proprio una bella cena, perché da quando ti sento, e gli ho raccontato un attimino che se lui riesce a fare quello che ha nelle sue caratteristiche, io spero che mi possa anche superare a livello di amore, perché adesso io sono un tifoso e quindi è giusto che poi la gloria la prendono anche i successivi giocatori. Sono ragazzi del bene, ma soprattutto si vede che sono uniti, quindi credo che la forza di un gruppo sia la compattezza. Non ci sono scenate di gelosia se uno gioca di più, gioca di meno, e quindi quando uno sposa la causa in blocco totale, alla fine si raggiungono di più risultati. Io dico sempre che certe volte le squadre a livello tecnico possono essere anche meno competitive delle altre, ma se si forma uno spogliatoio sereno, allegro, si sopperisce magari a qualche lacuna tecnica. Il Bari oggi, un pochettino di avvio stentato, ha preso qualche sconfitta. Oggi credo che il mister è stato bravo a trovare il cerchio della situazione, a ricompattare una situazione. La squadra è molto competitiva e risulta, insomma, che domani si presenta a San Nicola? Io domani pomeriggio sarò presente. Perfetto. Alle 2:30, 3:15 al San Nicola in Curva Nord, perché poi io ho il mio posticino, perché Alfonso ovviamente non mi manda né in altri settori, perché io non ho mai visto il Bari perdere tutte le volte sono andato. Tocchiamo ferro, però mi dicono tutti che sono nel portafortuna, mi vorrebbero tutte le settimane, ma io tutte le settimane non sto dietro l'angolo, sono 500 chilometri. Certo. Giustamente, quindi, però vengo molto volendo a chiarire che io 3 anni il rapporto con la società e in primis il presidente è stato splendido. Ecco, questo volevo che lo ricordassi, Sandro, perché tu sai... Ma io sono una persona perché non può... A parte che non mi piace proprio per la persona che sono io discutere, perché no, poi sono passati 20 anni, polemiche non servono, però lui con me è sempre stato un papà, si è sempre comportato bene, era sempre presente in trasferta, in casa, a venire a vedere allenamenti. Credo che più la colpa sua sia stata colpa di qualche altro personaggio che abbia influito negativamente alla cessione mia, alla cessione di Igor, certo. L'anno dopo c'era qualche personaggio che non faceva il bene del Bari, e questo a me, che ero attaccato profondamente, mi dava fastidio. Invece devo dire che poi ha fatto benissimo, perché ha tenuto tanti anni il Bari in Serie A. Complimenti, però voglio, Sando, bello, perché voglio fare anche un elogio. Con chiarezza hai dato un messaggio anche su questo. Ma come secondo me il tifoso barese dovrebbe fare un elogio al presidente Paparessa, che l'anno scorso ha riconosciuto in primis di aver fatto qualche errore, ma è un presidente inesperto, giovanissimo, forse circondato da qualche persona magari che gli ha consigliato cose sbagliate. L'errore dell'annata ha portato... Speriamo i frutti quest'anno davvero. Al di là dei frutti, ma ha portato una squadra molto competitiva, mirata su un allenatore che ha creduto nelle qualità e l'ha fatto partire dall'inizio. I risultati gli stanno dando ragione, quindi i presupposti per fare bene e riportare il calcio barese ai livelli che merita la città ci sono tutti. Io credo che ogni calciatore, qualche rimpianto finita la carriera, se lo porta. Sicuramente magari potevo fare qualcosa in più a Roma, perché a 20 anni io avevo già voglia di giocare titolare e me ne sono andato con 3 anni di contratto. Tornassi indietro non farei quell'errore, però nello stesso tempo devo anche dire che forse qualcosa mi hanno tolto, perché non hanno mai creduto. Ci sono quei giocatori che vengono etichettati per una categoria che è la Serie B e non ti danno la possibilità. Io sono andato in Serie A e ho dimostrato. Dario Hubener è sempre stato etichettato come un giocatore di Serie B, poi va a Brescia in Serie A e fa 23 gol. Bravissimo, certo. E bravo, quindi calcio. Magari se si dà spazio un pochettino agli italiani rispetto ai stranieri bravi, è un discorso. I meno bravi, che a me piace, credo che sia giusto fare esordire bravo, un bravo. Giovane della primavera del Bari, della Roma. Dottor Valieri,